appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Oggi lo stadio è decorato a festa con colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io direi Lukaku. Questo ragazzo ha tutte le caratteristiche per diventare uno degli attaccanti più forti in assoluto. Nonostante la stazza, è molto veloce e ha un tiro potentissimo, uno che può mettere paura a qualsiasi difesa. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. E si comincia. Brozovic. Christian Eriksen ha la possibilità di andare verso la porta. Lukaku colpisce, lo toglie dalla porta. Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Cercherà di metterla in mezzo. Sbaglia la situazione. Il Getafe riprende subito il possesso della sfera. Maximovic cerca la profondità. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La mette in avanti. Lukaku a sinistra con il passaggio. La mette in mezzo. Tenta di allontanare il pallone. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. C'è il retropassaggio. Pallone lungo, in verticale. Prova a passare con un pallone profondo. Solo il portiere Lukaku e c'è il gol dell'Inter. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. L'Inter si porta in vantaggio 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Maximovic. Provano a ripartire da dietro. Ci mette una pezza. Intervento provvidenziale suo. C'è l'opportunità per il contropiede. Christian Eriksen. Palla in avanti verso il compagno. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. È davvero una bella serie di passaggi questa.
è in ottimo. Occhio alla conclusione. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Godin. Tiro. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. L'Inter ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Cerca l'uomo là davanti. Ranocchia ha fatto buona guardia. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Vuole sfruttare lo scappo. Provati. Splendida reazione del portiere. Si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pallone comodo per il portiere. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a reperto. La squadra sta giocando bene. C'è un ottimo movimento senza palla. I passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 e siamo nell'intervallo. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Provano a partire in velocità. Il Getafe si salva in questa occasione. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. È libero di creare pericolo. Se ne va. Ottimo intervento. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità. Christian Eriksen commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. C'è la palla lunga in avanti. Ottimo pallone in profondità. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Pericolo in aria. Colpisce! Salva Andanovic! È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Moses. Sbattono ancora contro la difesa. Cristiano Biraghi. Ecco il tiro.
ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Lukaku! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Moses, Lukaku, Christian Eriksen, Christian Eriksen! E un doppio vantaggio per lui. L'Inter ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Getafe ha optato subito per un altro cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. 2-0 dunque. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Tentativo di allungare il gioco. Brozovic gioca una palla lunga, cerca il passaggio filtrante, riceve il passaggio. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Inter si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Cercano l'azione veloce. Si libera la grande. Non può sbagliare. Chance per tirare. L'hanno segnato ancora. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere quello della sicurezza. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Zero dunque. E il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Scatta verso il pallone. Può crossare in area. C'è tiro! Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui. Hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Cosa ne pensi del match di oggi? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato la gara con professionalità. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.